Io oggi voglio parlare del femminicidio e del nostro approccio femminista che abbiamo dall'inizio usato nel lavorare su questa tematica. Partiamo dai centri antiviolenza, forse sapete, sono circa 30 anni che lavoriamo in tutta Italia su questa tematica accogliendo le donne. Siamo andate perché mancavano politiche attive di accoglienza delle donne. E per la stessa ragione nel 2005, cioè 13 anni fa, siamo nate per fare un osservatorio indipendente, una mappatura indipendente sul femminicidio. La ragione per cui ci siamo occupate di femminicidio, partendo dalla violenza come concetto generale contro le donne e per quello abbiamo fondato i centri antiviolenza, perché crediamo che ci sia un continuum di cui stamattina Karen Bolle, che ringrazio che l'avete chiamata perché veramente è stata bravissima e sono tutte cose che noi studiamo e che noi usiamo. Questo continuum di violenza dove il femminicidio è l'estrema punta dell'iceberg, però il concetto che sta sotto è lo stesso per ogni forma di violenza, quella più lieve e quella più grave. Per cui per noi era normale lavorare sul femminicidio perché comunque fa parte della stessa logica che l'ha generata. La donna uccisa solamente perché è donna, la donna ha subito violenza solo perché è donna, non è un fenomeno neutro ma un fenomeno di genere. Siamo partite da due concetti, una Diana Russell, che anche questa è stata citata stamattina, e Marcella Garth, ma non entro in merito alle definizioni teoriche di cui abbiamo discusso a lungo tempo. Comunque, utilizziamo il concetto di femminicidio nell'analizzare le donne uccise. Faccio solo due esempi. Stamattina c'era Rashida Magno, lei ci ha aiutato molto perché nel rapporto Ombra noi abbiamo citato i dati che allora avevamo raccolto, li abbiamo messi i dati sul femminicidio raccolto dalla Casa delle Donne perché allora non c'erano altri dati in Italia e lei ha fatto una importante conclusione politica dicendo lo Stato italiano si deve occupare di più di questa tematica. Questo nel 2012, nel 2013 sapete che è uscito il decreto femminicidio, impropriamente detto femminicidio, però ormai era quasi una parola che andava di moda perché era un decreto sulla violenza contro le donne e quindi a noi ci faceva anche comodo enfatizzare la tematica. Tra l'altro è entrato anche nel linguaggio comune con l'Accademia della Crusca, non solo, comunque è entrato nel linguaggio comune il tema e l'attenzione, diciamo, pubblica. Per noi la raccolta dati, non siamo statistiche né criminologhe, era un modo per far uscire l'emersione del fenomeno, per creare attenzione pubblica, per non parlare più di emergenza sociale. Tuttora anche noi non riteniamo che il femminicidio sia un'emergenza sociale, ma una violenza strutturale, come tutte le altre violenze che fanno parte della costruzione della nostra società. Vogliamo uscire del linguaggio dell'omicidio passionale, la decostruzione del linguaggio che sta dietro un'idea di quello che è l'omicidio di donne. E vogliamo creare appunto attenzione pubblica sul tema. Per fare ciò che abbiamo fatto, che continuiamo a fare col nostro gruppo di lavoro, abbiamo preso due esempi. Uno la Spagna. Voi sapete, in Spagna è nato questo importante legge organico, una legge complessiva sulla violenza di genere, un nostro grande esempio del 2004. E loro hanno un vero osservatorio, un osservatorio sul femminicidio. Un elenco puntuale con dei report molto puntuali fatto dallo Stato su quello che è il femminicidio in Spagna. Ma nonostante questo esiste un osservatorio indipendente, autonomo. I dati sono molto diversi e le donne femministe che costruiscono questo osservatorio criticano aspramente l'osservatorio dello Stato e i dati sono molto diversi. Perché loro quando citano i dati dicono sempre femminicidio ufficiale, sono quelli dello Stato,
E poi citano tutti gli altri e chiaramente i dati, quello dell'osservatorio autonomo, sono molto più alti, molto più dettagliati, perché comprendono anche quello che non sono femminicidi intimi, sono anche altri tipi di femminicidi, diciamo sessuali, derivativi, la misoginia, è un concetto un po' più ampio. Lo stesso fa Gran Bretagna, con cui abbiamo uno scambio, lavorano tantissimi sul tema del femminicidio e sicuramente sono più avanti di noi nell'analizzare il fenomeno, ma nonostante questo c'è un osservatorio autonomo che si chiama Counting Dead Women e anche i loro dati sono molto più alti e più completi. Dopo il Global Studies on Homicide, che penso che anche stamattina sia parlato, la cosa importante è che anche loro, che è una cosa ufficiale delle Nazioni Unite, quindi non sono femministe, diciamo, che si basano sulla politica, sulla lettura politica del fenomeno, però analizzano il fenomeno dicendo che il 95% degli assassini, analizzando 207 paesi, praticamente tutti, sono commessi da uomini. Le donne uccise, gli uomini uccidono altri uomini, questa è la normalità. Quando uccidono le donne, le ragioni sono molto diverse, quindi necessita un'analisi di genere, perché non è lo stesso fenomeno, questo è molto importante. Per arrivare oggi a Femicide Watch, con cui anche noi lavoriamo, perché è una nuova piattaforma per lanciare delle ricerche, anche noi siamo su questa piattaforma, delle ricerche sia indipendenti che ricerche dello Stato, ricerche ufficiali. Allora, in Italia è stato fatto molto, Linda Laura ha parlato delle sue ricerche, però nelle sue ricerche l'Istat, non solo le sue personali, l'Istat non ha fatto una ricerca vera, un osservatorio vero in Italia sul femminicidio, manca né l'Istat né il Ministero, né nel Viminale, né il Ministero della Giustizia, manca un vero osservatorio ufficiale. Ci sono tanti dati, dopo dico qualcosa in più su tutti questi dati, chiaramente i dati della Casa delle Donne, dopo vi spiego anche i limiti, i dati dell'Eures, dopo parlerà il Presidente, parla di diletti in famiglia, però dopo parla anche di femminicidio, comunque i dati sono frammentati. Finalmente i dati della Commissione Femminicidio, di cui parlo anche dopo, e lo studio sulle sentenze del femminicidio, che invece è nel seminario parallelo, perché è uno studio importante per l'Italia, oltre a diversi blog e giornali che raccolgono i dati. Quindi già vedete tante fonti. Nelle mie conclusioni, anche se sono un po' superficiali, però prendetele come sono. Dico, i dati sono incompleti, le rilevazioni non sono sistematiche, non sono tempistiche, anche le nostre escono sempre un anno dopo, ma tutte le altre escono a metà anno, escono quando gli pare, i dati sono contraddittori, no, non coincidono, le definizioni teoriche sono assenti, chi fa la ricerca, chi pubblica gli dati non dice quale concetto di femminicidio o quale concetto ha usato per fare i suoi elenchi, le sue pubblicazioni. Normalmente fanno riferimento a donne uccise, questo anche il Ministero dice, tot donne uccise, ma noi non ci interessa tanto le donne uccise, ci interessa il concetto di femminicidio, che è ben diverso. Oppure fanno riferimento solamente agli omicidi familiari, cioè delitti in famiglia, non considerando che il femminicidio è un concetto un po' più ampio, perché una donna uccisa dopo uno stupro, le donne prostitute o altre donne uccise possono essere un femminicidio, ma non è avvenuto in famiglia, non è un femminicidio intimo, come si dice. I dati del Ministero della Giustizia che oggi vengono presentati, per esempio, non includono tutti gli autori che poi si suicidano, che sono circa 30%, perché non c'è il processo, visto che si è ucciso anche l'autore. Allora, io concludo dicendo che il termine femminicidio in Italia viene usato
come concetto generico, non è un concetto definito bene, ognuno lo usa in modo approssimativo. In quasi nessuna dei dati vengono incluse le vittime collaterali. Voi sapete, insieme alla donna spesso vengono uccisi figli, altre donne, altri uomini. Comunque nello stesso atto ci sono altre vittime in più che secondo me dovrebbero essere contate. I suicidi delle donne spesso sono invece dei veri femminicidi, vengono archiviati perché non ci sono degli indizi, e invece noi sappiamo che spesso sono suicidi indotti e bisognerebbe avere anche lì dei dati più precisi. I tentati femminicidi, noi un anno abbiamo contato, sempre dalla stampa, attenzione, la nostra è un osservatorio molto poco scientifico perché sfogliamo i giornali, abbiamo contato oltre le 120 donne, ci siamo messi di punta lì, abbiamo contato anche 120 tentati femminicidi, quindi quell'anno lì ci siamo messi in punta contando tutti i giorni i tentati femminicidi, quindi altrettanto alti, forse molto molto più alti, perché chiaramente il nostro è solo un dato molto provvisorio basato sulla stampa. Le donne scomparse, anche quelle sono spesso donne che poi si scopre dopo un tot di anni che sono invece stati dei femminicidi. L'altra attenzione, gli orfani di femminicidio, da pochissimo vengono contati, anzi in quasi nessuno degli elenchi, nessuno degli studi, c'è un'attenzione particolare per i figli che sono rimasti. Infine, in alcuni osservatori a livello internazionale si lavora su quello che stamattina è stato chiamato omicidio di genere. E omicidio di genere non è la stessa cosa che femminicidio, però necessita di un'attenzione particolare, tra cui uccisione di transessuali, omosessuali, omicidi all'interno di coppie omosessuali, sono omicidi di genere che non vanno inclusi negli stessi elenchi, ma vanno analizzati come fenomeno simile ma non uguale. Quindi noi pensiamo che in Italia deve nascere un vero osservatorio sul femminicidio che abbia un'attenzione, non solo un conteggio, attenzione, io non intendo un conteggio delle donne uccise, ma un monitoraggio sui contenuti, sui cambiamenti che ci sono e sulla valutazione delle vittime ad alto rischio. Trovate gli indicatori per chiaramente un cambiamento sociale. Anche nella commissione femminicidio abbiamo analizzato la pratica dell'homicide review, individuare all'interno di ogni caso, attenzione, uno stato come l'Italia, analizzare 150 casi di donne uccise, penso che se lo può permettere. Quindi fare una vera analisi di ogni caso per capire dove il sistema di protezione non ha funzionato e creare degli indicatori veri su cosa non ha funzionato. Includere chiaramente tutti i casi dove anche l'autore si è ucciso, perché è vero, l'autore non c'è più, non si mette più in galera, ormai non c'è più, ma il caso è altrettanto grave e va analizzato nello stesso modo. E includere nei casi anche dove sono stati uccisi solo i figli, perché capita spesso, la donna sopravvive ma i figli sono stati uccisi, quindi anche questo è una sorta di femminicidio. E ultimo e importantissimo, lo studio delle sentenze, soprattutto delle condanne, e l'analisi di come vanno a finire i processi, dopo quanti anni escono, se escono. Abbiamo visto dallo studio appena pubblicato che il 10% hanno una condanna di 10 anni, quindi ci interroghiamo perché solo 10 anni. E poi magari questa è la condanna, poi escono dopo 7 anni, e questo per i familiari è molto grave. Quando si parlava stamattina dell'impunità, trovare l'assassino della propria figlia dopo 7 anni nella stessa città, chiaramente da un senso di fallimento dello Stato e di non prendere sul serio queste condanne. Ho portato pochissimi dati, non so fino a che punto siamo.
pochissimi dati, sono rielaborazione dell'Istat sui dati del Ministero dell'Interno e forse anche della Giustizia, per dire l'Istat per fortuna non parla di femminicidio, parla di donne uccise, che è più corretto. E dice da chi sono state uccise le donne, e così è più corretto. E poi dice circa la metà dai partner e da altri parenti, quindi vedete qua sotto, se si vede, 70%, e poi altro, su questo altro non sappiamo niente. Quindi sarebbe importante definirlo meglio. E questi sono dati che ha tirato fuori la Commissione Femminicidio partendo da dati della Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Casa delle Donne. Quando prima ho detto c'è una bella confusione in Italia sui dati, ognuno spara come gli pare, allora voi dite, vabbè, 20 donne di differenza circa per ogni dato non è grave, però invece è grave. Chiaramente perché se non hai il concetto, la definizione chiara, ma parli di donne uccise in Italia, come sono i dati della Polizia di Stato, è diverso di parlare di femminicidio. È ancora diversa l'Arma dei Carabinieri perché attingono un altro database. Quindi io dico, nonostante lo sforzo che abbiamo fatto, c'è ancora molto da lavorare, perché è importante definire bene i dati perché danno un'idea sul fenomeno e soprattutto bisogna capire bene la concettualizzazione e la teorizzazione. Se guardate i dati dell'Eurostat, che ha raccolto i dati sul femminicidio del 2015, la conclusione dell'Eurostat dice che in Italia il femminicidio è basso, è un paese che si sta benissimo, non vengono uccise. Perché? Perché qualcuno, non so quale dei ministeri, gli ha mandato 109 casi. Evidentemente con qualsiasi ragione che noi non sappiamo perché non è stato dichiarato. Però 109 casi non corrisponde con le tabelle che abbiamo avuto come Commissione Femminicidio, che sono altre tabelle, però ogni volta l'elaborazione è diversa, quindi non mi meraviglio neanche, dico solo che manca ancora la serietà della raccolta di questi dati. Sempre dati della Commissione Femminicidio, qua si dice il totale degli omicidi di sesso femminile, quindi è qua dichiarato, non è femminicidio, sono donne uccise, di cui in ambito familiare. Questo dato non coincide con i dati di prima, perché non sappiamo esattamente i criteri con cui sono stati aggregati. Lo prendete così com'è, però anche qua la conclusione ci vuole approfondimento e serietà. Questi sono i dati della Casa delle Donne, dove lo definiamo femminicidi, solo femminicidi, però attenzione con tutti i limiti che non abbiamo accesso ai dati ufficiali. Questi sono solo raccolti dalla stampa, quindi sono molto meno di quello che è reale. In tutto abbiamo un elenco di 1500 donne, che è un elenco purtroppo molto molto lungo. E i punti di critici, adesso vado un po' veloce, che i dati sono nostri dati, diciamo, del nostro osservatorio sono incompleti. I dati, i contenuti sono filtrati dai mass media perché non tutto viene dichiarato, il movente non viene dichiarato, i giornali scrivono quello che gli pare, noi abbiamo pochissima informazione e quindi è un osservatorio molto incompleto, non vogliamo essere esaustivi. Per finire, faccio una breve conclusione. Penso che il tema del femminicidio è entrato massicciamente in Italia nel mainstream, si parla quasi tutti i giorni sui giornali, telegiornali, ci sono tantissime iniziative culturali, dibattito politico, ricerche, trasmissioni. Nonostante questo, e penso sia anche molto diverso che in altri paesi, in paesi europei, perché molte straniere che vengono in Italia dicono ma voi tutti i giorni si parla di violenza, non è così in tutti i paesi.
Nonostante questo, esiste anche un impegno istituzionale, in certe parti anche serio, per esempio la commissione parlamentare, anche se adesso è chiuso, non si sa se continua, però è un impegno molto serio che in altri paesi non c'è stato, e come tante leggi, come tante iniziative, come il DPO che ha fatto il nuovo piano, ci sono degli impegni istituzionali seri sul tema, ma nonostante questo il tema è trattato male. Esiste una tendenza di celebrare la vittima perfetta, le donne vengono rappresentate in un modo macabro per intrattenere il pubblico, ed esiste una rappresentazione della donna vittima di violenza, di femminicidio, molto problematica. E come avete capito, secondo me i dati non sono trattati in un modo serio. Non sono approssimativi e carenti rispetto a uno Stato che dovrebbe invece trattarli molto bene. Per cui buon proseguimento e guardate il blog dove noi pubblichiamo tutto, i nostri dati. Ho portato un po' di questi quaderni, però sono già esauriti, ma se volete la Casa delle Donne ne abbiamo. Grazie.